Saluto a tutti, oggi parliamo un po' di teoria della lucidatura per fare chiarezza nel mondo dei tamponi, delle lane, delle spugne. Un aiuto che voi mi avete chiesto e che io sono pronto a darvi. Segui Flavio in tutto fare, è impossibile sbagliare. Un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non restare ad impazzire, vedi come riparare. Perché è facile capire se c'è Flavio in tutto fare. Rispondendo alle vostre domande che mi arrivano sia sotto il commento dei video oppure via mail oppure su altri social, ho notato che c'è un po' di confusione spesso per quanto riguarda la lucidatura sui tamponi da utilizzare. Non è chiaro, forse non mi sono spiegato bene, quindi faccio questo video di chiarimenti, vi faccio vedere bene come utilizzare i tamponi e perché soprattutto durante la lucidatura. Andiamo a vedere come funziona. La lana è per eccellenza il tampone che taglia di più, cioè che cosa significa? Significa che è quello che ha più potere abrasivo in assoluto rispetto alle spugne. Ovviamente è inutile che andiamo a parlare di un discorso molto più tecnico, molto più profondo, come per esempio i tamponi in jeans, i tamponi in microfibra che tagliano ancora di più, però diciamo che mediamente in carrozzeria e anche per il fai da te si trovano facilmente reperibili i tamponi in lana e i tamponi in spugna. La lana ha il vantaggio che scalda pochissimo la superficie dove andiamo a lavorare, la mantiene molto bassa, specialmente se utilizzata con la rotorbitale. Quindi è anche indicata sulla lucidatura di pezzi appena verniciati, dove magari sono state rimosse colature o sporchini con carte abrasive molto grandi. Quindi è consigliabile partire con la lana proprio perché non scalda e non riammorbidisce la vernice. Su verniciature dure, ovviamente, invece la lana fa il suo sporco lavoro, quello di aggredire maggiormente la superficie e togliere più graffi che siano possibili. Non è sempre detto che a lana corrisponde pasta da taglio, no, la lana fa un lavoro, la pasta ne fa un altro. Combinati insieme potete amplificare o diminuire la sua, diciamo, aggressività. Se utilizziamo per esempio una Vi-Cut, cioè quella massimo da taglio con la lana, otterremo una superficie più para, ma non completamente lucida. Se invece andiamo a utilizzare con la Vi-Black, che è quella più delicata, sempre la stessa lana, otterremo un taglio minore, quindi c'è meno abrasione sulla vernice, ma una brillantezza maggiore. Io adesso vi faccio vedere tutti e tre i casi su questo cofano. Quindi le situazioni di partenza è identica, è tutto rovinato allo stesso modo, vi faccio vedere. Lo divido in settori, do una pulita col Vibrill a tutto. Parto prima con la Black qua, perché se partissi con la Cut, allora dovrei utilizzare tre tamponi. Adesso ne faccio uno solo, quindi parto prima con la più leggera qua, poi faccio la media qua e la Cut all'ultimo qua. Così sono sicuro di non avere residui di paste più grandi sul tampone. Parto. Lavoro per circa un minuto la parte, asciugo e adesso faccio quell'appresso con la titanium questa volta, che è da taglio, una 3 in 1 fondamentalmente sarebbe lana, e vado. Ok, dopo un minuto asciugo anche questo. E andiamo a fare l'ultimo settore con la Vi Revolution Cut. E dopo un minuto asciugo anche qua e vi faccio vedere. Come vedete, dove abbiamo passato con la Cut, la superficie risulta più liscia, ma leggermente, proprio leggermente più appannata. Ovviamente sempre più brillante della situazione, diciamo, contigua, dove non abbiamo lucidato, però non è proprio lucida a specchio, mentre già dove abbiamo passato con la titanium e sempre la lana, la superficie è molto più brillante. E per ultimo abbiamo quella con la Vi-Black, che risulta brillante quasi al massimo. Quindi voi direte, allora conviene utilizzare la lana
e la Vibe Black solamente. No, perché adesso vi faccio vedere anche la differenza poi che c'è nella finitura superficiale. Oltre alla brillantezza bisogna guardare anche se sono rimasti dei piccoli difetti, qualcosa. Quindi alla fine dovete scegliere quello che per voi è il sistema migliore, e per farlo dovete confrontarli tutti e tre. Infatti, come vi dicevo, sulla superficie Lana e Vibe Black, vedete, sono rimasti tutti questi puntini, questi piccoli graffietti. Sulla superficie invece con la Titanium ce ne sono molti meno, e qua invece non ce ne sono quasi per niente, o comunque tutti i graffi sono scomparsi, è rimasto molto meno danneggiamento. Anche a livello di swirl è diverso, vedete qua quanti ce ne sono, dove ho passato solo la lana, sembra brillante, però al sole ovviamente non è il massimo con tutti questi microcircoletti. Di qua dove ho passato la Titanium invece sono molti meno, e qua dove ho fatto lana e Vibe Black ancora meno. Però come vi ho fatto vedere prima, i danni superficiali qui sono maggiori, qua sono quasi scomparsi. Adesso che cosa si può fare per migliorare ulteriormente la situazione? Io per esempio in questo caso deciderei di adottare la lana con la cut per fare tutto il pezzo e poi utilizzare un tampone in spugna successivamente per finire la lucidatura. Vi faccio vedere. Io prenderei il tampone ondulato arancione e su il passaggio che ho fatto lana e cut passerei la Revolution Titanium. Ok, lavoro per un minuto come sempre e asciugo e controlliamo, e faccio vedere come voglio che venga fatto tutto quanto il lavoro qua. Guardate già la brillantezza com'è aumentata, solo con un altro passaggio di tampone in spugna e Vibe Revolution. Adesso io farò il cofano tutto quanto con questo sistema, ma per spiegarvi le differenze, diciamo, sui tamponi. Come avete visto, a parte la forma che ve l'ho già spiegata a che cosa serve tutto quanto, la lana è quella che va usata eventualmente e non obbligatoriamente per prima. Non si fa mai prima spugna e poi lana, ma sempre prima lana e poi spugna. Potete anche non utilizzare assolutamente la lana e partire con la spugna, e potete utilizzare vari tipi di spugne. Le sentite anche al tatto, a volte c'è scritto, a volte no. Quella più dura di spugna è quella che mangia di più, quella più morbida è quella che mangia meno, quindi che abrade meno. Ovviamente meno abrasione vuol dire anche più finitura, quindi messe così sarebbero maggiore taglio, maggiore finitura. Il tutto poi va combinato con le tre paste, in questo caso altre ditte ne hanno due, altre ditte ne hanno 45, insomma a seconda di che pasta voi volete utilizzare. L'importante, adesso io ho fatto con queste ma potrei farlo con tutte quelle che ho a disposizione, che vi ricordiate qual è il grado di taglio delle varie paste. Qui su Veneta Autostream è molto semplice, perché la CAT è quella che taglia di più, la Titanium è quella, diciamo, la 3 in 1 che fa anche il taglio più profondo volendo, e si può utilizzare tranquillamente anche solo con la lana, e la Black è quella che rifinisce maggiormente ed è un taglio un po' più delicato, specialmente per i colori scuri che non sono solo i neri ma anche, per dire, un blu profondo oppure un rosso particolarmente acceso. Quindi si usa su quei colori un po' più delicati dove serve maggiore finitura. Si possono combinare insieme, nel senso utilizzare la CAT su questo e la Titanium su questo e la Black su quest'altro, oppure utilizzare una sola pasta con tutti e tre i tamponi. Cioè, questo è per spiegarvi un'infarinatura generale di come si utilizzano i tamponi. Quindi spero di aver fatto chiarezza, diciamo, sull'utilizzo dei tamponi. La lana è la prima da utilizzare se volete avere un taglio molto profondo. Non è obbligatorio lucidare con la lana, nel senso potete partire anche con i tamponi, questo mi sembra che sia stato abbastanza chiaro. Poi se la andiamo a combinare con una pasta molto aggressiva arriviamo a un taglio, diciamo, sempre massimo e una finitura meno brillante. Avete visto quanti swirl, quanti micrografi che ci sono sulla superficie, però è andato più in profondità a togliere le imperfezioni superficiali, quindi è come se avessimo carteggiato maggiormente utilizzando lana e comunque pasta grossa da taglio.
Con la lana generalmente si può fare anche una lucidatura one step, come vi ho fatto vedere, per esempio lana e by black, però non è adatta a tutti i colori e non è adatta alle condizioni di tutte le auto, perché per esempio sul nero pastello non si può fare una lucidatura one step con la lana, la potete fare magari col tampone, questo sì. Vi lascio in descrizione tutti i link dove potete trovare questi prodotti. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial. Segui Flavio, tutto fare, è possibile sbagliare. Un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non è stare ad impazzire, vedi come imparare. Perché è facile capire se c'è Flavio, tutto fare.